Buon pomeriggio amanti del calcio femminile, eccoci qua, torniamo a fare un video su per quanto riguarda la squadra rossonera allenata da Maurizio Ganz che si sta preparando a Livigno per la nuova stagione che inizierà tra il 28 e il 29 di agosto. Questo video lo facciamo per raccontarvi il mercato fatto fino ad ora dalla società Milan. Mercato altamente movimentato, sia in ingressi, quindi in acquisti, che in cessioni. Ci sono stati anche tanti rinnovi. Quindi in pratica facciamo un punto cominciando dai rinnovi in casa Milan. Sono stati rinnovati tutti fino al 30 agosto 2004 i contratti di Fusetti, Tuccieri Cimini, Grimshom e Bergamaschi. Invece sono stati prolungati sempre fino al 30 giugno 2024 i contratti dei due portieri Serena Babbe e Noemi Fedeli e quelli di Gudri Ardanotir. Per quanto riguarda gli acquisti, allora gli acquisti sono stati parecchi. Partiamo subito. Dal Real Madrid è arrivata la fortissima centrocampista Aslani, che avete visto tutti quanti all'Opera fino a qualche giorno fa alle europee che si stanno giocando in Inghilterra. È stata eliminata con la sua Svezia, avendo perso la semifinale per 4-0 contro la squadra padrona di casa, proprio gli inglesi. Poi dalla Roma è arrivata Angelica Sofia, dalla Fiorentina Marta Mascarello, dal Sassuolo Camila Dubkova, dallo Slovacco Michaela Dubkova, dalla Fiorentina è arrivata Valentina Giacinti, poi vedremo anche il futuro dell'ex capitano del Milan perché è inserita anche nella lista delle cessioni purtroppo, dal Madrid CFF è arrivata Silvia Rubio, dalla Fiorentina Valeri Vigilucci, dal Turbine Potsdam è arrivata Malgorzaz Mezjaz e dal Dijon è arrivato Noemi Karaje. Questi sono gli acquisti attualmente fatti dalla società rossonera. Pensiamo che non saranno anche gli unici, nei prossimi giorni probabilmente se ne potrebbero aggiungere anche altri. Passiamo al capitolo cessioni. Il capitolo cessioni proprio riguarda, come inizialmente parliamo di Valentina Giacinti. Valentina Giacinti era in prestito alla Fiorentina, era andata a gennaio 2022 in prestito fino a fine campionato, quindi fino al 30 giugno 2022. Rientrata al Milan non si è trovato l'accordo per il prolungamento del contratto o per il rinnovo, ma almeno per la permanenza in rossonero fino a scadenza di contratto, ed il Milan è stato costretto a vendere la calciatrice attaccante della nazionale italiana alla Roma. Quindi Valentina Giacinti passa dalla Fiorentina al Milan e poi il Milan l'ha rivenduta, però a questo punto a titolo definitivo, non più in prestito come era con la società viola, a titolo definitivo alla squadra giallorossa. Alla Fiorentina invece è andata Laura Agard. Laura Agard non è stata venduta al Milan perché era svincolata, però essendo una ex calciatrice del Milan noi ve lo la elenchiamo nel capitolo cessioni, quindi Agard il prossimo anno giocherà nella Fiorentina, come anche Miriam Longo. Miriam Longo invece è stata ceduta a titolo definitivo dal Milan, sempre alla società viola, ha firmato un contratto con le Toscane di 4 anni. Codina Panedas è tornata al Barcellona, era in prestito al Milan, finito il contratto, non ha trovato l'accordo ed è ritornata al Barcellona, squadra proprietaria del suo cartellino. Al Pomigliano invece si è accasata Federica Rizza. Questi sono i movimenti di mercato tra rinnovi, acquisti e cessioni. Pensiamo molto probabilmente che nei prossimi giorni la società rossonera farà altri acquisti per rinforzare la rosa di Maurizio Ganz, che quest'anno, ricordiamo, non sarà impegnata nella UEFA Champions League e invece lotterà solamente su due competizioni, quindi il campionato e la Coppa Italia. A Livigno il mister ovviamente ha elencato l'obiettivo, che è quello di tornare il prima possibile in Europa, quindi a partire da questa stagione. Il Milan sta allestendo una squadra all'altezza, l'acquisto di Aslani da Real Madrid è un acquisto top, perché Aslani è una calciatrice fortissima, è anche ex PSG, e arriva al Milan con grande entusiasmo e quindi fa ben sperare, perché acquisti del genere fanno capire che la società sta puntando a rinforzare la rosa per migliorarla e quindi cominciare a centrare gli obiettivi che sono sfumati nelle prossime stagioni, tipo la finale di Coppa Italia persa 2 anni fa o anche l'anno scorso la non qualificazione alla UEFA Women's Champions League. Terminiamo
dicendo le amichevoli. Allora, il Milan dal 12 agosto con la squadra al completo, perché al momento tutte le calciatrici imperniate con le varie nazionali alle europee inglesi non sono a disposizione per la preparazione precampionato. Quindi si aggregheranno alla società, alla squadra il 12 di agosto, giorno della partenza per la tournée negli Stati Uniti. Tournée che durerà un 4-5 giorni. Infatti le amichevoli del Milan, qualcuna sarà fatta in America in quei 5 giorni, ce ne saranno due in Italia. Il 30 luglio il Milan al Wismara affronterà il Como, mentre il 17 di agosto, quindi al rientro dalla tournée statunitense, il Milan andrà a Genova ad affrontare la Sampdoria, sempre in amichevole. Quella del 17 agosto sarà l'ultima partita amichevole da parte della squadra rossonera, perché poi dopo si concentreranno direttamente per quanto riguarda l'inizio della stagione ufficiale, che, come abbiamo detto, partirà tra il 27 e il 28 di agosto. Questo è tutto. Ovviamente noi vi terremo sempre aggiornati su tutti i movimenti di mercato che il Milan femminile effettuerà, sia in uscita che in entrata, anche rinnovi, sulle amichevoli estive, sulla preparazione estive. Ovviamente questo, voi per essere sempre aggiornati, non dovete fare altro che seguire il nostro sito www.acmilaninside.com. Ovviamente seguiteci anche su tutti i nostri canali social, Instagram, Twitter, Facebook, alla pagina è sempre AC Milan Inside. Invece su Twitch faremo delle live. In questo momento parliamo di fantacalcio e calciomercato. Il canale Twitch si chiama Football Inside TV, però vi aggiorno, quindi vi do un'anticipazione, che a partire dalla prima giornata di campionato, quindi nella settimana tra la prima e la seconda giornata, partirà una nuova rubrica sul nostro canale Twitch, tutto sul calcio femminile. Quindi parleremo di calcio femminile. Ogni settimana ci sarà una puntata sul calcio femminile con grandi ospiti. Per tutto questo io vi rimando ovviamente ai nostri canali social, dove sarete sempre aggiornati, e seguite il nostro sito per tutte le notizie inerenti non solo il Milan femminile, ma anche il Milan Primavera e la prima squadra maschile. Grazie a tutti e al prossimo video. Buon pomeriggio e, come sempre, forza Milan!